Oggi sostituiremo il frontale di questo M4, un custom fatto con parti di più produttori, con un kit sniper MK Patriot. Questo kit è un po' particolare che sostituisce sia l'external barrel che diciamo, la parte del RIS flottante. Quindi diciamo, serve per mantenere tutto quanto la vostra replica abbastanza leggera. Cosa ci serve? In questo caso specifico una chiave a brugola della misura opportuna e la chiave per svitare i nostri il Delta Ring, la Delta Nut o dado di ritenzione della canna esterna del nostro fucile M4 replica. Abbiamo già svitato i due bulloncini. A questo punto sfiliamo le spine una e con una mano sola non è facile e due, scusate. Ok. In questo modo possiamo sfilare direttamente il castello superiore del fucile. Come potete vedere, in realtà l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già aperto e abbiamo già tolto anche la canna interna che rimetteremo subito dopo. Non c'è bisogno di intervenire sul gearbox, quindi lo lasciamo così com'è per un momento e lo appoggiamo da una parte. A questo punto dobbiamo svitare la vite che tiene la nostra outer barrel sul castello superiore. Per far questo ci serve la chiave tipica diciamo di serraggio dei Delta Ring. L'abbiamo già allentata, quindi si sviterà molto facilmente. Pian pianino svitiamo il tutto. Ok, abbiamo svitato e leviamo la nostra canna anteriore e la appoggiamo da una parte. A questo punto il tutto è abbastanza semplice perché basta prendere il kit sniper MK e avvitarlo qui. Quindi diciamo, non c'è nessuna operazione particolarmente complicata. Si potrebbe avvitare, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, poi una volta avvitato, c'è un pochino di gioco. Quindi noi vi consigliamo di mettere sull'impanatura del nastro di Teflon per dare un po' di spessore alla filettatura, in modo da diciamo, rendere più solido il serraggio. In compagnia del gatto abbiamo messo il Teflon, meccanica di ESG insieme a gatti, è la nuova serie del nostro canale. E abbiamo messo il Teflon sull'impanatura del nostro frontale M4 e iniziamo ad impanare il nostro frontale, il nostro, diciamo, supporto del kit Sniper M4. Ecco, una volta montato, il tutto sarà più o meno così. Lo rinfiliamo sul lower receiver della nostra replica M4. Questo è il risultato, diciamo, come più o meno si presenterebbe il tutto. Ancora non abbiamo stretto nulla, come vedete, dobbiamo ancora mettere la canna interna, quindi però insomma il risultato tutto sommato è anche abbastanza piacevole. E con l'occasione cambiamo anche la canna interna del fucile, perché la canna originale, come vedete, è abbastanza lunga, ce ne metteremo una più corta. Anche il gatto conferma, è da cambiare questa, di un po' qual è il gatto. E poi chiuderemo il tutto. Purtroppo la canna più corta che abbiamo è questa e penso che sia troppo lunga.
Penso proprio che sia troppo lunga. L'hop up normalmente è in questa posizione, quindi spunta un pochino. Quindi suppongo che la taglieremo e accorceremo questa canna, una comunissima canna di ricambio che abbiamo sfilato probabilmente a qualche replica mettendoci una canna di precisione. Quindi faremo anche un tutorial su come si accorcia e si adatta la canna alla particolare replica che state utilizzando. Potremmo tenere la canna alla morsa con un minimo di un po' di gomma intorno per non rovinare la canna stessa, ma preferisco non applicare pressione laterale alla canna, benché sia di ottone, per evitare di schiacciarla e quindi compromettere il facile passaggio del pallino. Quindi la terremo a mano e taglieremo con il nostro seghetto a ferro. Vedete, diciamo, il lavoro è abbastanza lungo, l'ottone è un materiale non particolarmente facile da tagliare, però insomma ci si riesce tranquillamente. Lubrifichiamo un pochettino il punto di taglio. Io normalmente uso lo spidol e continuiamo a tagliare. Ok, abbiamo ottenuto in questo modo le nostre due parti della barra, della canna. Come potete vedere, ovviamente il punto di taglio è un pochino, diciamo, da rifinire. Non è sicuramente pulito come potrebbe essere l'uscita originale della canna, che ha questa bella svasatura. Faremo lo stesso lavoro con esternamente un po' di carta vetrata, daremo una spazzolatina o anche una lima da ferro. Internamente invece faremo con una punta alisatrice da montare sul trapano. Pressione lavolata, come potete vedere, un pochino l'abbiamo pulita, è un po' pulita, ma ovviamente insomma ancora c'è da lavorare. L'abbiamo tagliata, abbiamo fatto questo bel bevel, questo se non è facile da mettere a fuoco, questa svasatura sulla volata, e lo infiliamo nell'hop up, nella camera dell'hop up, e montiamo il tutto. Più o meno abbiamo visto tutto come accorciare la nostra canna. Ne abbiamo presa un'altra rispetto a quella che c'era originariamente, l'abbiamo sostituita sull'hop up. Purtroppo l'anellino che serve a bloccare la canna in posizione è un pochino stretto, ovvero questa canna di ottone è un pochino più larga rispetto a quella originale, quindi non ci si infila, o lo allarghiamo o ne troviamo un altro un po' più grande. Abbiamo quasi tutto. Quello che ci serve è questo pezzo che serve a tenere la canna serrata sull'upper receiver. Come potete vedere, ci sono degli scassi che servono proprio a tenere la canna esterna allineata utilizzando questo fermo. Nel nostro caso specifico non c'è bisogno perché non esiste una canna esterna, ma ci servono queste scanalature per far combaciare queste alette che sono sull'hop up. Quindi lo togliamo da quest'altra canna esterna di un'altra replica che è avanzata nella nostra cassetta dei pezzi, diciamo, meccanici, e poi iniziamo l'assemblaggio. In alcune situazioni questo pezzo è fissato con dei grani, utilizziamo una chiave a brugola per allentarli e semplicemente lo eliminiamo. A questo punto questa canna esterna la possiamo togliere, la rimetteremo nella nostra cassetta dei pezzi e rimettiamo vogliamo chiamare tappo questo supporto dentro al nostro upper receiver. Come potete vedere, questo oggetto spunta rispetto
al nostro tappo adattatore tra questa filettatura e il silenziatore vero e proprio del kit Patriot. Quindi ci manca un pezzettino. Potremmo sacrificare questo pezzo e segarne un po', segarlo più o meno in battuta. È un peccato, forse, però tutto sommato è un pezzo che ci avanza. Potremmo anche pensare di utilizzarlo per realizzare il nostro custom. Passiamo al frullino. Abbiamo eliminato la parte anteriore del nostro blocco di allineamento del lock-up. Lo mettiamo dentro la nostra. Nel posto opportuno. Fate caso che questa parte piatta, è quella che normalmente si mette in basso per far passare eventualmente i cavi, che portano l'alimentazione, la batteria, i cavi di alimentazione dal gearbox verso l'impugnatura in alcune repliche di M4. Nel nostro caso specifico, invece, la batteria andrà nel calcio. Avvitiamo il nostro adattatore, poi lo stringeremo magari meglio. Mettiamo la molla del nostro pappa, come potete vedere anche questa è un po' rimediata, la molla di precompressione della camera del pappa. La mettiamo dentro al lapper receiver. Abbiamo montato lock-up, abbiamo sostituito la molla di allineamento. Adesso mettiamo il lapper sul lower e rimettiamo le brucole. Stringiamo finalmente le brucole di fissaggio. In realtà questa poi, tra l'altro, tiene solo il gearbox in sede, quindi non è neanche indispensabile per aprire separare lower e upper receiver. Una volta fatto questo, come potete vedere, spostiamo un pochettino il fucile, la replica. Come potete vedere, il frontale Patriot lascia un pochino di spazio di funzionamento al silenziatore, quindi comunque un minimo di effetto il silenziatore lo farà. Lo avvitiamo in sede. Come sempre, due mani sarebbero meglio di una. Ok. Perfetto. Ok, mettiamo in diagonale così magari si vede meglio, perché è nero. E abbiamo il nostro M4 con frontale interamente silenziato, più o meno interamente silenziato, diciamo che è più una questione estetica. Aggiungiamo un calcio Bushmaster, se non sbaglio, e dopodiché dipingeremo tutta la replica di nero o magari color desert per renderla più o meno uniforme. Ok, abbiamo messo ad asciugare la nostra replica da soft air. L'abbiamo ridipinta di nero, una sola passata molto leggera per non appesantire anche la precedente verniciatura, quindi non fare inestrismi troppo grossolani. Aspettiamo che si asciughi e poi dopo la proveremo con il nostro nuovo kit Patriot montato. Proviamo il fucile con insomma, qualche colpo di prova e insomma, speriamo che tutto vada per il meglio. In realtà l'abbiamo già provato, funziona, però vediamo finalmente insomma, come rende il nostro piccolo fucile. Montato il kit, proviamo magari caricare il caricatore, eccolo
abbastanza teso. Proviamo la raffica. Tutto sommato alla fine ci siamo. Mi reputo abbastanza soddisfatto.